Bentornati su ManaTube, io sono Spec e questo è Damian. Ciao. In questo video, draft, limited, meccaniche e sinergie di Dungeons & Dragons Adventure in the Forgotten Realms, subito dopo la sigla. Come dicevamo, meccaniche e sinergie di Dungeons & Dragons, questa nuova edizione per lo standard, che introduce appunto Dungeons & Dragons nel mondo di Magic. Oppure si ritorna al mondo di Dungeons & Dragons, cioè non so quanto Magic derivi. Non è un nuovo crossover, è un back to the future in the past. Comunque, tante cose di cui parlare, partiamo dalle meccaniche subito, esatto. Veloci spediti, Spec, cosa abbiamo? Abbiamo meccaniche nuove e una meccanica la più interessante probabilmente, quella anche più esplicativa di Dungeons & Dragons, è la meccanica dei dungeon. Sì. Cioè abbiamo questi nuovi luoghi da esplorare durante la partita grazie ad alcune carte e ci sono vari aspetti da definire. Esatto. Sì, sì, sì. Voi vedete queste tre carte che non sono carte effettivamente che vanno nel mazzo, ma sono carte che stanno diciamo nella side, anche se non ti occupano spazio della side, e sono un percorso che bisogna fare quando entri nel dungeon o prosegui nel dungeon. Ma sì, perché proprio l'effetto dice entra in un dungeon o avanza. Esatto, quindi il concetto è esatto, level up quasi. Sì, esatto, esatto. Praticamente c'è questa stanza iniziale in cui puoi entrare, tu puoi scegliere di entrare in un qualsiasi dungeon, esatto, uno dei tre. Hai la prima stanza, che è quella in alto, poi dopo ti puoi muovere avanzando nel dungeon, quindi non puoi andare indietro, ad esempio. Giusto. E entrando dentro una stanza successiva, dopo hai delle frecce che ti dicono in quali stanze puoi entrare. Le vedete qua che le sottolineiamo tutto. E quindi una volta finito un dungeon, puoi dire ok, posso ricominciare questo dungeon oppure scegliere un altro. Esatto, quindi non c'è l'obbligo di farne in fila, non c'è l'obbligo di... Ovvio che se hai iniziato uno devi portarlo a termine. E si possono proprio rifare gli stessi dungeon. Sì. Io pensavo inizialmente che fossero tipo una volta fatto un dungeon non lo potevi più fare, invece si può fare diciamo all'infinito, diciamo tra virgolette. Esatto. E ci sono delle carte che lavorano su questo. Sì, però, che sono sinergiche su questo, nel senso che hanno anche carte che ti permettono di fare il dungeon, come abbiamo detto, ma anche carte che dicono quando hai completato un dungeon succede questa cosa in più, quindi oltre a una meccanica nuova c'è anche una sinergia. Sì, sì, e sì, ce ne sono. Ci sono parecchie, avevamo visto fin dall'inizio il Gloomstalker, che era questo nano, che se completavi il dungeon aveva un vantaggio ulteriore. Sì, 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 sì. Provando un po' l'edizione, abbiamo visto che i dungeon si differenziano molto dentro una strategia del mazzo da limited, se riesci a farlo in modo un po' occasionale, cioè ci sono carte come Precipitous Drop che ti dicono quando entra, avventurati nel dungeon, quindi un po' diciamo casuale tra virgolette, c'è un effetto secondario. Esatto, perché è una carta, una removal, la giocheresti comunque, quindi il fatto che tu vada nel dungeon ok, è un vantaggio in più, ma non è il tuo obiettivo girare nei dungeon. Poi ci sono carte come ad esempio la corda di 50 metri 50 metri di corda che ti permette di andare nel dungeon in modo un po' più consistente, soprattutto anche in late game, che abbiamo visto anche questo che ci è successo, un avversario l'ha fatto, infatti ha creato un bel vantaggio. Sì, perché se lo fai con consistenza dopo cominci a avere sempre più vantaggi. Scry, peschi carta, fai goblin, scheletri, quello che può essere nel dungeon stesso. Alla lunga tanti vantaggi che in limited comunque si fanno sentire se sfruttati a pieno. Sì, 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 sì. Un'altra meccanica molto molto interessante è quello dei dadi, del lanciare il famoso dado da 20 che ha contraddistinto Dungeons & Dragons. Anche quello assolutamente. Una meccanica nuovissima che un attimo ha spaventato i giocatori di Magic. Sai, tiro un dado, il giocatore di Magic non è abituato, al massimo tira delle monete. Di solito. E sì, c'è una casualità che non... Che si fa fatica a palpare. Sì, ma c'è la paura un po'. Io, se dovessi giocare una carta che lancia un dado, dico effettivamente, io perché mi devo avventurare in questa cosa che è una casualità? Piuttosto dico che effettivamente faccio una prendo carta, una carta che fa quella cosa lì è buona. E sono a posto. C'è un vantaggio, nel senso, o meglio, hanno strutturato le carte in modo che anche se c'è un tiro di dado, perché di solito basso, è dall'1 al 9 succede qualcosa, dal 10 al 19 un'altra cosa, il 20 succede una cosa spettacolare. Il 20 naturale, che in Dungeons & Dragons era l'effetto bonus pazzesco. Esatto. E comunque anche l'effetto base può essere ritenuto
decente, o comunque puoi valutare la carta anche rispetto semplicemente alle fatto base. Sì. Infatti quella paura è che magari chi ha giocato a Dungeons & Dragons si ricorda l'uno naturale era proprio... È finita. Mano in testa proprio. È finita. Invece ci uccidi da solo. Qua l'effetto... Nelle comuni e nelle non comuni comunque è gestibile. Ne vediamo un paio. Contact Other Planes. Alla fine anche lanciarlo facendo un tiro basso, il suo effetto lo fa perché ti fa pescare due carte. Tutto quello che c'è di più è guadagnato. Il 20 naturale è tipo una rara mitica. Esatto, potentissima. Ok, in tua hand ho vinto la partita. Pesco tre carte, faccio scry 3. Oppure Lightfoot Rogue, dicevamo. Che non è male. E anche con il suo uno naturale intrinseco che può capitare, il suo effetto minimo lo fa. Quindi vediamo proprio che le common e uncommon sono ben strutturate. Poi c'è un altro aspetto, che ci sono carte che ti danno vantaggi o ti permettono di fare più tiri di dado. Quindi ad esempio c'è Pixie Guide o Feywild Trickster che... nel tiro del dado ti crea già un qualcosa o ti permette di fare più tiri di dado, vantaggio. E quindi insomma le probabilità di sfortuna, che comunque sono basse per loro, non ci sono più di tanto. Pixie Guide è particolarmente importante se fate questa strategia, perché con quel tipo di carta che ti cambia i valori dei dadi, quindi aumenta la probabilità, è molto vantaggioso effettivamente. Cosa abbiamo poi? Poi abbiamo le classi, altra cosa diciamo iconica di D&D, cioè le varie classi. Io sono un rogue, io sono un paladino, io sono un ranger, sono un druido, e sono state strutturate in modo molto bello, perché è un incantesimo che di vari colori, anche non semplicemente un singolo colore, che entra e può fare una cosa statica, una cosa innescata, ma pian piano più sali di classe, come succedeva in D&D, pagando del mana, ti fa cosette in più. Quindi è carino, interessante. Molto buono, perché mantieni gli effetti precedenti anche quando aumenti di classe, diciamo. Come poi... Costo basso per iniziare, e dopo, come abbiamo valutato, che effettivamente l'effetto diventa forte anche perché proprio puoi investire il mana quando hai il tempo di farlo. Il bello è che in Limited si arriva dei momenti in cui uno dice ho un sacco di mana, non so cosa farmene. Queste classi qua sono molto molto interessanti, perché dici ok, so dove investirlo. La classe diventa più forte, le mie carte guadagnano ancora dei surplus e ti dà una giocabilità da Limited che è più bella, cioè è sia utile ma anche a livello di giocabilità ti crea un gioco che posso fare comunque qualcosa, un po' come la corda da 50 metri che dicevamo prima. Esatto, ti permette di far comunque qualcosa, quindi recuperare un po' o fare, non ti senti di essere completamente inerme, che top deck e fine. E speriamo. Poi ci sono le sinergie, per queste erano le meccaniche, che sono la cosa su cui si struttura l'edizione. Poi ci sono le sinergie, che invece sono le cose leggermente più nascoste o evidenti in base a quanto sono esplicite. La prima è questa cosa della forza 6 o più. Bello. Che si struttura in questo modo, cioè ci sono delle creature che hanno degli effetti che dicono quando attacchi con una forza totale 6 o più tra le creature attaccanti succedono cose. Semplice, efficace. Poco da dire, cioè nel senso l'attacco viene fatto in limite, è il modo principale per vincere, più danni vuoi fare meglio è, quindi se arrivi a 6 è già un bel board, aumenta anche la potenza e si è visto anche che comunque, per quanto semplice, vale la pena farsi conti a priori per vedere di arrivare a forza 6 con l'attacco nel momento giusto. Esatto, abbiamo visto nelle partite effettivamente che trovate anche qui, e cosa dire, bisogna proprio stare attenti a fare i conti. Forza 6 o più si raggiunge abbastanza facilmente, ci sono abbastanza creature che hanno forza 3 a costo 2, anche appunto per la costruzione della sinergia. E poi c'è anche un uncommon di riferimento che di solito indirizza le sinergie. Giusto. Che non è affatto male questo gnoll leggendario. Questo gnoll che dà più 1 più 0 agli attaccanti, si raddoppia la forza, quindi aiuta per fare in modo che ci sia forza 6. Insomma, non è male. L'uncommon di riferimento fa ben capire quanto si può cavalcare o no di solito una sinergia. Sì. Poi abbiamo un'altra sinergia che si basa sui tesori, cioè nel senso in modo specifico. Quando sacrifichi un tesoro per giocare determinate magie, questa magia ha un valore in più.
ed è una sinergia che c'è nel rosso nero soprattutto, sì, o almeno sì, l'uncommon sì, sì. Di riferimento è quella, e anche in questo caso la carta è veramente molto forte. Sì. Qui è una strategia un pochino più complicata, è una sinergia un pochino più complicata, perché non è basata sul combat, semplicemente è basata su ho creato qualcosa che poi dopo mi porta a dare un vantaggio. C'è da strutturarla sicuramente meglio. C'è da proprio valutare bene come muoversi, perché mm-hmm. è una strategia che premia più la pazienza in questo caso, sì. perché appunto trovate spesso carte che fanno dei tesori, ce ne sono abbastanza di carte che fanno tesori, e dopo dovete scegliere, quindi il malus qua è che hai più scelte da dover fare. Esatto. Preferisco giocare una giocata in curva più forte, ma dopo magari non ho i tesori che mi darebbero un surplus per altre creature, sì. oppure gioco delle creature che vedi che sono costretto quasi a giocarle, perché mm-hmm. sennò non faccio nulla, però dopo mi perdo il payoff, diciamo, il vantaggio esatto. che ti trovi. Però c'ha un vantaggio molto molto forte, che tutte queste cose sono estremamente difficili da interagirci. Giusto. Perché se ci pensate dovete solo pagare il mana per giocare la magia, non è un effetto che passo per il combat, quindi se faccio un instant riesco a interagirci, salta un po' il piano. Sì, dal via che ho usato il tesoro, il vantaggio che doveva avere l'ho già avuto, quindi non, esatto. non c'è una problematica di quel tipo. Quindi comunque c'è un vantaggio molto molto grosso sì. sulla solidità. Sì. Ed è molto molto interessante per questo. Terza sinergia, se è morta una creatura, quindi il vecchio Morbid, sì. che una volta si chiamava così in Innistrad Vecchia. Allora, praticamente quando muore se è morta una creatura nel turno, succedono delle cose, ci sono degli effetti. Sì. Che dire, le creature muoiono di continuo, questo è come ho esordito io nel ragionare. Ovvio che non è detto che muoiano sempre nel momento giusto, è vero, quindi c'è da sfruttare sia il combat, quindi anche gli scambi. Io attacco, lui blocca, una creatura delle due muore. Esatto. E c'è anche da stare attenti nel dire ok, probabilmente avrò bisogno anche di un qualcosa che mi permette di uccidere le creature, quindi le removal, sì. oppure qualcosa che mi permette di sacrificare le mie creature nel momento opportuno. Ci sono esatto. comuni che lo fanno. Sepulcher Ghoul, che vedete qua, è perfetto in questa sinergia, perché esatto. dici sacrifico una creatura quando mi serve e così ho già l'effetto intrinseco e non ho bisogno di star lì a dire attacco, faccio una removal esatto. su una creatura magari anche un po' significante solo e per riesco a giocare una creatura con Morbid tra virgolette con i vantaggi che può avere, oppure esatto. col fatto dei segnalini sopra, il fatto di un'altra giocarla carta meno. Molto forte Deadly Dispute, infatti su questo tipo di sinergia. Ricordatevi sempre che funziona su entrambi, non solo su di voi esatto. e non solo sugli avversari, tutti esatto. e due, quindi avete modo di essere molto strategici. L'uncommon di riferimento a noi non è sembrata fenomenale, sì. ovviamente dentro la sinergia guadagna molto, molto di forte. Più, però da sola è un 1-3, picchia poco, ha bisogno di altre creature, leggenda, così. Entra e ti rende più facile il fatto che muoia qualcuno, sì. vero, però c'è bisogno di un contesto bello bello tondo, mm-hmm. altre non picchiano oppure fanno tesoro. Poteva essere più forte, ma però non l'abbiamo ancora provata a fondo, è vero, cioè, a livello ipotetico secondo noi. Altra sinergia, equip, un pochino in sordina subito, almeno per me, dopo pian piano abbiamo visto, oh, un'equip qua, un'equip là, tra l'altro equip che si mettono da soli, ce ne sono tanti, questa prassi torna e aiuta tanto, perché fa diventare una mezza aura, ma è dopo un'equip. Sì, sì, sì. Qui abbiamo visto che rosso-bianco, bene o male, cavalca molto questa cosa, la strategia è sempre stata molto aggressiva. E ci sono due comuni sì, che sono sì, fondamentali da avere, cioè l'Armory Veteran e il Dwarful Champion. Sono due carte che ti fanno diventare un 2-2 minacciare, oppure un 3-3 che entra 2, entrambi entrano 2, che ti spianano la strada. Cioè, dopo puoi avere l'equip che quasi che vuoi, ovvio alcuni sono più forti di altri. Dici bene, perché ci sono davvero tanti equip che giustamente contraddistinguono anche Dungeons and Dragons, il fatto sì, di avere un sacco di equipaggiamenti, sì, sì. cose varie, ci sono davvero tantissime cose, armature, spade, anelli, talismani, destra, sinistra, complete, sì. esatto, e il fatto di avere queste comuni è fondamentale secondo noi, quindi se per caso vi trovate a costruire, costruite intorno a loro, prendetene il sì. più possibile, perché fanno girare completamente poi l'uncommon di riferimento.
fa tutto, cioè fa tutto, equipa questo, gratis, questo nano leggendario che vedete qua fa tutto quello che serve, però queste carte sono gli operai no, che servono, sono fondamentali per il mazzo questi qui, assolutamente. Esatto, e queste sono le meccaniche e sinergie di Dungeons & Dragons, tanta roba, però speriamo di aver fatto un po' di chiarezza. Siete chiari adesso? Scrivetecelo nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate. Vi ricordiamo che questo video è stato fatto in collaborazione con Pwned, non l'abbiamo detto all'inizio, però come vedete è sempre presente il logo, quindi ringraziamo per lo spazio che ci danno per condividere le nostre idee, e vi ricordiamo anche che con un'iscrizione, un commento, un mi piace, ci potete supportare al meglio, e vi auguriamo di rivederci per le top 3 common e uncommon che arriveranno fra non molto. Quindi ci vediamo alla prossima qua sul canale. Io sono Damian, questo è Spec, questo è Manatub, alla prossima.